Ciao Giorgio. Briscola. Eccomi qua, carissimo. Briscola. No, niente, dopo insomma la divertente servizio di ieri, è il 14 ottobre, oggi, martedì 15, so che tu hai altre cose da dire, quindi ti lascio subito la parola per introdurre... No, ma adesso io ti dicevo che io ero veramente infelice, in questo momento voglio esternare la mia infelicità. Visto quello che sta accadendo in Parlamento... No, io sono infelice per un'altra cosa. Beh, anche. Vediamo. La DE può intromettersi nei vostri momenti insieme. Informazione sulla disfunzione erettile. Sì, quello capita molto in felicità. Io c'ho un problema, vedi? Vediamo. Insomma, è seria la cosa, è seria. Ti capisco. Ma io vedi, che ti devo dire, sono stato sollecitato a questa situazione, no? Mm. Solo che io questa disfunzione... Non sarebbe meglio liberarsene, dice questo? Ma... Io questa disfunzione ce l'ho. Però all'inverso, magari. Capito? Sì. Capito? Questo briccone... E questo briccone non mi lascia, capito? Un tempo di... Insomma. E allora sto cercando disperatamente un prete pedofilo al quale, capito, attribuire le mie virulenze. Addirittura, dai. Ma tu pensi che sia traumaturgico un prete pedofilo? E come no, mi guarisce, scarico su di lui la mia violenza. Oh. Ammansisco. Oh, oh, cane. Ammansisco questo mascalzoncello. Sì, hai capito? Vabbè. Veniamo a noi. Chissà quanti preti vorrebbero averti come loro parrocchiano. E appunto. Capito? Metterò una segnalazione. Direi di sì. Allora a questo punto. No, la parentesi. Metterò una segnalazione su internet. Disfunzionato rettile disfunzionato cerca prete pedofilo. Per intrecciare una relazione sentimentale. Addirittura. Guarda che se parli così arriva Nicky Vendola, attenzione. Non esporti troppo, per favore. No, io sono... Nel caso questo personaggio direbbe no, ci sono prima io. Ah, ecco, appunto, dico non esporti troppo, sennò perdi l'esclusiva. Perché detto è detto, come diceva... Lo sai quella barzelletta, no? Di quello che... No? Sì. Di quello che arriva l'imperatore, dice adesso qui violenteremo tutti gli uomini e le donne, eccetera, no? No, dice mi sono sbagliato, violenteremo tutte le donne, no? Se sente la voce lì del questo uomo del Medioevo. Dice no, quel che è detto è detto. Ma porco boy. Senti caro. E oggi cominciamo bene qua, cominciamo proprio bene. No, in ogni modo, non so se hai seguito le ultime vicissitudini, le ultime del povero Primi, che insomma, che da quando ha fatto... Povero non tanto, perché mi riallaccio a quello che è stato detto ieri, che abbiamo detto ieri, il personaggio... È morto in un'età commendevole, magari tutti noi potessimo morire così. È spirato, tranquillo e beato, non ha avuto più problemi. I suoi segreti presumibilmente se li è portati con sé, con grande scorno di tutti coloro che volevano sapere. Certo. Sì, veramente, c'è un altro porto stasera lì? Vabbè, dai,
ci sentiamo dopo, che sono impegnato. Dicevo con un grande scorno tutti coloro che avrebbero voluto essere a conoscenza di certi segreti che resteranno gli stessi per il momento e per il futuro, a meno che appunto qualche benevola persona che potrebbe essere arrivata all'ultimo momento garantendo comunque un passaggio al paradiso non abbia raccolto, perché qui si fa così, no? E se vuoi la soluzione bacia pure sto cordone, infatti tu ci dici i tuoi segreti e noi ti perdoniamo e ti mandiamo al paradiso. Più i segreti di quello. I suoi segreti veri sono altri, vabbè, lasciamo stare. Sono altri, poi qualcosina che ha fatto anche, sì, però così la sostanza ha detto delle cose. Non ha fatto niente. Ma lui, infatti, non è lui uno che fa qualcosa. No, non era. Lui era un personaggio, come ho già detto, che proprio nel dopoguerra ha avuto un'ampia possibilità di azione. Lui e tanti altri che, capito, si sono presi anche certe colpe per conto di altri. Vabbè, sì. In ogni caso, invitiamo i nostri veri amici ad indagare, capito? Su certi particolari retroscena. A noi in questo momento ci spetta un altro compito, è il compito di indagare su altri importantissimi retroscena che nessuno dice o che per caso vengono scritti in qualche modo, in qualche rivista, in qualche giornale, eccetera, e che è molto difficile andare a captare. Se non esiste altro problema, incominciamo proprio su questo discorso. Direi di sì. Vediamo un po'. Allora, un attimo fa vedere che voglio leggere. Robespierre, politico e mistico, di Henri Guillemin. Allora, entriamo su questo discorso. Ricordo ai nostri amici che ieri abbiamo fatto un'intervista dove abbiamo elencato passo dopo passo i primordi della Rivoluzione francese. Sì. Perché la nostra tesi, che è una tesi suffragata ovviamente da una aperta constatazione della verità storica, è che non ci sono tanti retroscena quanti vogliono dire i complottisti, che devono vedere i complotti dappertutto, perché è vero che ci sono complotti, è vero che gruppi sociali agiscono e interagiscono, ma altrettanto vero che quando si innesca un meccanismo, che è veramente un meccanismo sociologico, questo va avanti per conto suo. La tesi che noi vogliamo sostenere oggi è oltretutto suffragata da altri libri che ci consigliamo, che ci permettiamo di presentare. Questo è molto bello. Un attimo. Italia, la massoneria. Quello di Fabio Zanello, sì. Benissimo, questo è un libro interessantissimo. Allora, direi, prima di dire, di ridire, di cianciare, leggetevi, cari amici, certi libri. Quando li avete letti, soprattutto dopo la lettura di questi libri, incominciate a far funzionare il cervello. Va bene? Perché che cosa deve far funzionare il cervello? La sequenza di avvenimenti che devono essere interconnessi tra di loro dalla capacità intellettiva. Perché questo libro è fondamentale per me? Perché Robespierre, politico e mistico, significa che Robespierre agiva con una visione mistica della vita, che l'ha portato anche a tagliare un po' di teste. Allora, in quelle teste, il 90% era giusto che venissero tagliate, oltretutto. Quindi, un gran bravo uomo. È inutile che dicessero che lui era un sanguinario. I sanguinari sono stati gli altri, ma non è quello che ci interessa far vedere adesso. Vogliamo sostenere altre posizioni. Questo è un libro importantissimo. Un attimo, tienilo lì. Allora, il mito della rivoluzione massonica. Aspetta un po', l'autore, per favore, fammi leggere l'autore. R. Calley, l'autore di L'altro impero cristiano.
Edward Riccali, ho capito. Allora qui c'è tutta una scarica di superficiali analisti della storia, secondo i quali la rivoluzione francese sarebbe stato il male assoluto e sarebbe stato determinato da forze massoniche semplicemente perché la massoneria è il male. In realtà è vero, molti di quelli che parteciparono alla rivoluzione francese erano massoni, ma come leggeremo adesso questo non significa assolutamente nulla, perché il fatto che fossero massoni non ha interferito poi nei fatti sulla loro rivalità. E allora voglio leggere un paio di paginette, perché io voglio sostenere sempre la mia tesi, che è una tesi estremamente semplice. La storia umana va avanti secondo schemi che, una volta innescati, vanno avanti per conto loro. Sei massone, non sei massone, sei gesuita, non sei gesuita, le cose vanno avanti per conto loro. Si tratta di vedere qual è il meccanismo che le ha determinate. Ciò senza togliere che dietro le quinte agiscono delle forze che comunque agiscono dietro le quinte. Certamente. Perché non potrebbero che agire dietro le quinte. Se tu hai in mano un giornale, come ad esempio De Benedetti c'è in mano La Repubblica, attraverso La Repubblica, il quotidiano La Berlusconi, che viene eletto, quotidiano che viene eletto da una marea di zombie, di testa di cazzo, che non capiscono una minchia, credono a quello che c'è scritto, è chiaro che La Repubblica serve per coprire gli sporchi affari di loro signori. Ma non è detto che prima o poi certe cose non vengano alla luce. Vengono sempre allora, alla luce. Intanto, dimmi. Intanto leggiamo questo e poi dopo voglio far vedere una rivista, questa, la rivista Intervento. Sì, ce l'ho anch'io la collezione. Che numero è quello lì? Che numero è? Ti dico subito che numero è, il numero 37. Ecco, io ho tutta la collezione. Maggio-giugno 1979. Sì, infatti ho tutta la collezione che saranno, mi sembra, 70 o 80 numeri, insomma, più di 70 numeri, ho io, di quella rivista lì. Ora, qui c'è un'intervista... È una bella rivista, molto bella. Molto bella, scritta da una giornalista che all'epoca si interessava dei retroscena della finanza e che tra l'altro aveva scritto un libro, che è l'unico libro che è stato pubblicato in Italia sui retroscena scritti da Carlson, il libro è intitolato Il capitalista nudo, e questa Stefania Vaselli aveva anche intervistato Levinson, l'autore del libro importantissimo Vodka Cola. In questo libro, negli anni 70, si dimostrava in maniera molto chiara le interconnessioni che c'erano tra loro signori. Sì. Loro signori che controllavano l'URSS e loro signori che controllavano e continuano a controllare gli USA. Fino a che, come ampiamente dimostrato, hanno deciso di far chiudere la parentesi URSS, che non gli serviva più. Il comunismo, essendo il bolscevismo soprattutto, è sempre stato inventato dalla finanza ebraica internazionale per i propri scopi, non gli serviva più e alla fine è finita la cosa. Se non che, per un principio insito nella storia umana, il principio dell'eterogenesi dei fini, questa geopolitica non poteva rinunciare alla sua geopolitica, per cui il potere adesso è stato preso in mano da persona che ben poco ha a che vedere con i miti giudaici del bolscevismo e sta facendo quello che ci si aspettava che facesse, e cioè un'autentica politica di carattere geopolitico eurasiatico. Va bene? Ma ritorniamo al discorso iniziale, perché è molto interessante far vedere cosa c'è scritto qua. E ce l'abbiamo qui. La massoneria francese era attraversata da una crisi profonda. Fu proprio nel 1773, qualcuno si potrebbe stupire che noi andiamo a leggere le storie di 300 anni fa, però è la verità, perché questi qui
quegli altri continuano a cianciare di retroscena, massoneria voluto qua. La massoneria, qualsiasi altro movimento, non è mai unitario, non è mai univoco, i fini non sono mai comuni, perché dove ci sono gli uomini ci sono le conflittualità. Già. Fu proprio nel 1773 che venne fondato il Grande Oriente di Francia, che si proponeva di federare tutte le logge del regno sotto un'unica obbedienza, in grado di conciliare le numerose strutture massoniche e rituali in attività. Se è pur vero che le correnti di tradizione scozzese si allinearono con la Gran Loggia, che rifiutò di unirsi alla nuova obbedienza autoproclamatasi Loggia Madre Scozzese di Francia, non è meno vero che il Grande Oriente intraprese una fase di crescita senza precedenti che lo avrebbe portato ad avere nel 1789 più di 30.000 membri e più di 1.000 logge. Già questo è molto indicativo. La pervadenza della massoneria, anche grazie al pensiero illuminista e alla diffusione del pensiero illuminista, nella Francia pre-rivoluzionaria, siamo nel 1789, ci indica come esiste un sottofondo chiaramente comunque sia massonico, per cui moltissime persone, anche per ragioni di ricerca di un posto di lavoro, di un'occasione di lavoro, si affiliano alla massoneria né più né meno di quello che avviene oggi in Italia. Abbiamo una marea di affiliati alla massoneria che a mio avviso non sanno nemmeno di che si tratta. Loro vanno lì per cercare un posto di lavoro. Esatto. A differenza delle strutture politiche piramidali, da dei rettificati, il Grande Oriente si fondava sulle decisioni democraticamente prese dai molti delegati che agivano in nome delle rispettive logge. Era presieduto da un gran maestro e da un grande amministratore, mentre i grandi dignitari venivano in certi casi designati dal gran maestro e in altri eletti dalle logge di Parigi e provincia. Importante il ruolo di Parigi già allora. Alla sua testa vi erano due degli uomini più influenti di Francia, Filippo di Orléans, cioè quello che poi prese il nome di Filippo Egalité e finì la sua vita ghigliottinato, una vita che tra l'altro era breve perché è stato ghigliottinato da giovane, duca di Chartres. Però ricordiamoci bene l'incidenza della massoneria negli Orléans, e parlo appunto della famiglia Orléans che poi fu all'origine del regno della Restaurazione, quindi sono tutti punti piuttosto importanti. Il fatto che la Restaurazione fosse in sostanza sostenuta più che altro da uomini politici di stampo liberale ci conferma l'incidenza della massoneria nell'ambito del pensiero e della cultura liberale. Chiaro, no? Sì. Allora, Filippo d'Orléans, duca di Chartres, in qualità di maestro, e Charles Sigismond Montmorency, duca del Lussemburgo e Châtillon come grande amministratore. Willemorz, conscio della rilevanza del Grande Oriente, mantenne stretti contatti con la sua cupola, in particolare con le logge di Lione e Strasburgo, alle quali era unito anche da una profonda alleanza. Negli anni seguenti, quando il Grande Oriente cominciò a dare segni di preoccupazione, arrivò a proporre che il Gran Maestro venisse nominato protettore delle logge rettificate. Mentre tutto ciò si verificava in Francia, in Germania, dove la stretta osservanza ostentava un potere reale sulle strutture massoniche, si moltiplicavano gli sforzi per rompere l'egemonia dei principi templari. Le varie crisi dell'ordine avevano portato grandi divisioni e comparivano nuovi capi. È inutile che andiamo avanti, però ci sono altre annotazioni che ci potrebbero essere utili. Uno di questi, Johann Wilhelm Zinnendorf, generale luogotenente medico dello Stato Maggiore di Berlino, membro di lunga data della stretta osservanza, aveva creato un nuovo rito sostenuto dal duca di Sudermania e dalla Gran Loggia di Svezia, di forte influsso svedeboghiano. Dal 1774 assumerà il ruolo di Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale di Berlino, che verso il 1778 aveva già 34 logge subordinate. Da qui gli accordi sottobanco che portarono alla
fasulla vittoria di Valmy, che consolidò a quel punto le posizioni di chi comandava in Francia, all'epoca era Danton. Allora, mi sembra che queste cose siano importanti per riuscire a capire che è vero che la massoneria è una forza, ma è una tra le tante forze che ci sono, che rappresentano anche elementi di conflittualità. Qual è la conflittualità? La conflittualità è semplice, quando nascono conflittualità da forze diverse, chi stava in una massoneria a un certo punto ne crea un'altra. E amici come prima. Ma mi sembra che anche in Italia è successa una cosa di questo genere durante la marcia su Roma. Sta succedendo in continuazione. Appunto. Sta succedendo in continuazione alla faccia di quelli che pensano che la massoneria sia un tutt'uno, no? E che sia una forza eversiva, eccezionale e quant'altro. Certo, moltissimi massoni hanno posti chiave nel governo e nel Parlamento, ma non è detto che questi massoni poi facciano ciò che sia lineare, no? Con certi principi fondamentali massonici. Giusto? Giusto. Hai detto giusto. Anzi, non lo sono affatto. Non lo sono affatto. Andiamo avanti. Oh, e veniamo adesso a quella importantissima funzione, ruolo a cui noi eravamo arrivati ieri nel leggere la storia della Rivoluzione Francese, quando andiamo a incappare in uno dei momenti cardini della storia della Rivoluzione Francese stessa, quella della non funzionalità degli Stati Generali. La non funzionalità degli Stati Generali ci indica che anche oggi in Italia elementi di carattere rivoluzionario, se non ancora esplicitati anche a coloro che si muovono in quel senso, in quella direzione, se all'epoca erano presenti, e a fronte di una invalicabile possibilità di farsi valere, a un certo punto determinarono il primo elemento della rivoluzione. Lo leggiamo qui perché è molto importante, è bene che i nostri amici lo capiscano. Gli Stati Generali erano formati dal clero, che costituiva il primo Stato, dalla nobiltà, che era il secondo, e dall'alta borghesia, il terzo Stato comprendente coloro che avevano sufficienti ricchezze per ottenere il diritto di voto. Fu proprio durante la campagna elettorale degli Stati Generali che si cominciò a affermare che il terzo Stato era l'unico ad avere il diritto a governare la Francia. Direi che questa è una considerazione importantissima. Ecco dove nascono le rivoluzioni. Primo passo, a un certo punto il terzo Stato, composto dalla borghesia, che era quella che aveva l'unica ricchezza possibile, mentre l'altra era ricchezza improduttiva e di rapina, soprattutto quella dei preti e degli aristocratici, che non volevano mollare niente. Ti ricordi che ieri dicevamo che i preti allo Stato devono dare solo le preghiere? Infatti. Solo le preghiere, no? Portavano via un fracasso dei soldi alle spalle dei poveracci che morivano di fame, e loro dicevano beh, ripartisci, no? Dice no, noi in cambio dei soldi diamo le nostre preghiere, capito? E se vuoi la soluzione, basta pure sto cordone, giusto? Allora. Nel frattempo, nel pieno dell'agitazione politica, le logge si avviarono verso un lento ma costante processo di deterioramento, perché nella misura in cui le organizzazioni politiche si affollavano, le logge vedevano diminuire la propria attività. E questa è una delle leggi fondamentali. La massoneria, nel momento in cui abbiamo il rifiorire dell'attività politica, che è la massoneria, che è un'organizzazione di trafficanti sotto banco, no? Non può che cedere, perché vengono alla luce energie nuove, energie diverse. Quando si dice Mazzini non era massone, certo, non era massone, trafficava con i massoni, trafficava con i carbonari, ma non era massone. Perché? Perché non aveva bisogno di esserlo, aveva creato un movimento molto più valido, molto più importante, che era la Giovine Italia, punto e basta. È inutile che questi continuano a dire delle balle. Mazzini non è mai stato massone, non aveva bisogno di essere massone. Nel frattempo, nella piena agitazione politica, le logge si avviarono a lenta ma costante processo di deterioramento. Il processo rivoluzionario era entrato nella fase cruciale. Non sono pochi a sostenere che furono numerosi i massoni che ebbero una parte attiva nel turbolento periodo precedente la convocazione degli Stati. È vero.
quando finalmente gli stati generali si riunivano a Versailles, il terzo stato mise in discussione il diritto del primo e del secondo di governare le sorti della Francia. Immaginate adesso quello che succederà fra poco in Francia, quando il movimento di Le Pen comincerà a porre questi problemi. Cosa che il movimento di Grillo non è stato capace di concepire né di mettere in pratica, no, per la incapacità dei suoi membri, soprattutto di quelli eletti, di identificarsi fisicamente, economicamente, moralmente con un movimento rivoluzionario. Questa è la crisi del movimento di Grillo. Ma siamo comunque alla prima fase. L'hai detto, perché in effetti i fatti lo dimostrano ampiamente, guarda. Ha fatto l'eccezione del suo fallimento in maniera totale, perché comunque ha fallito gli obiettivi, perché poi si è messo anche a fare certe cose, tipo a secondare certe leggi liberticide, cioè anziché fare il movimento alternativo veramente rivoluzionario si sono messo a fare i ruffiani, in sostanza. E questo appunto, è ridotto, eh? Perché manca l'identificazione di carattere, e qui entriamo in un'ottica chiaramente marxiana, ma è esattamente quello che è valido, che resta valido del pensiero marxiano come origine e evoluzione delle concezioni sociologiche, per cui l'identificazione di gruppo, l'identificazione di classe, eccetera, non c'è. Per cui queste persone che hanno aderito al movimento grillino per pura spinta ideologica e sentimentale, al momento opportuno si tireranno, continuano a tirarsi indietro, perché non ci vedono nessun interesse loro, personale, delle loro famiglie, nel continuare una certa strada. Infatti non lo vedono. Questo è il punto essenziale. Pensano tornare con e basta. Ma infatti, siccome il loro tornaconto è mettersi in tasca dei soldi, e non è il tornaconto che invece aveva la borghesia francese all'epoca, perché esatto, sapeva che avrebbe dovuto avvalorare la loro posizione, che era la posizione di chi comandava nei fatti, perché nella vita sociale era la borghesia intellettuale che comandava. Certo. Il conflitto si aggravò e ancora una volta Sartre e Montmorency si affrontarono su posizioni diametralmente opposte. L'avevamo detto prima, questi esponenti di due massonerie diverse, che poi se non erano diverse, uno se ne inventava un'altra e stava a posto, le massonerie queste sono, no? Mentre il primo sosteneva l'agitazione, minava l'autorità del re e incitava la nobiltà a unirsi al terzo stato, vedi cosa avviene nei fatti durante le rivoluzioni, ci sono tante linee di tendenza, ci sono tante ipotesi di lavoro, ci sono tante proposte, poi vince quella che deve vincere, però nei fatti le proposte sono queste. Quindi noi abbiamo Chartres che proponeva l'alleanza, cioè che andava contro il re, e potendo andare contro il re doveva per forza proporre l'alleanza tra la nobiltà e il terzo stato, perché sennò come fai a trovare degli alleati? Certo. Montmorency si arroccava nella difesa a oltranza della propria classe. Il 12 giugno 1789 venne eletto presidente della nobiltà Montmorency e si adoperò affinché il re impedisse l'unione dei tre stati. Vedi bene come vanno le cose. Avessero nominato Chartres al posto di Montmorency, le cose sarebbero state completamente diverse. Dice, ma c'entra la massoneria? Sì, ma c'entra una dei due tronconi della massoneria, non la massoneria in quanto tale. Io vorrei che i nostri amici lo capissero. Ma era troppo tardi, vedi, lui ci approvava. Nella confusione venne convocata un'assemblea generale e circolò voce che fosse imminente un golpe militare per scioglierla. Vedi come stanno le cose. Bisogna andare nei dettagli per capire come avvengono i fatti. Beh, infatti. Il popolo di Parigi insorse, occupò il deposito d'armi degli Invalides e il 14 luglio prese la Bastiglia. Luigi Filippo d'Orléans, duca di Chartres, gran maestro del Grande Oriente di Francia, si unì al fervore rivoluzionario. Il duca di Lussemburgo, cioè Montmorency, l'uomo che aveva costruito il Grande Oriente, si esiliò con la famiglia in Inghilterra. Ecco il vero scontro, d'una chiarezza luminosa.
Però scusami Giorgio, a proposito della presa della Bastiglia, no? Diciamo, parliamo dell'atto proprio fisico, se vogliamo, dinamico della... Sì. Cioè, non è che ci fu tutta la massa che andarono contro questa fortezza, cioè... Ma poi la massa è un concetto che non è inesistente all'epoca. Appunto. La popolazione di Francia era 14 milioni di abitanti, ti immagini. Appunto. Quindi, la massa noi la vediamo oggi, le masse che vanno a pregare il Papa a Piazza San Pietro, quelle sono le masse. Esattamente, ma allora non era così, infatti... dobbiamo dire però che è un po' un simbolo propagandistico. Ci fu un giovanissimo che arringò la folla e la spinse, eccetera. E poi anche lui è finito, Camille Desmoulins, è uno tra gli ultimi ghigliottinati. È stato lui ghigliottinato assieme ad Danton, amici personali di Robespierre, il quale passò sopra anche queste cose, questa amicizia personale, perché lo scontro era tale che non permetteva più che ci fossero delle situazioni compromissorie. Camille Desmoulins è morto pochi giorni prima della morte di Robespierre. Torniamo a noi. Sì. Allora, abbiamo già detto alcune cose importanti, quelle che ci interessavano dire oggi. Certo. E però... abbiamo altre due cose da dire. Allora, ripeto, che quelli mi parlano di massoneria come un tutt'uno, non è vero. Così quando io parlo di cristianesimo non posso parlare di un tutt'uno, perché esiste un cristianesimo cattolico e un cristianesimo protestante. Esatto. Esiste un cristianesimo ortodosso e esiste un cristianesimo cattolico d'Occidente. Esistono tante infinite forme di cristianesimo, spesso in terribile e crudele conflitto tra di loro. Questo per dire che le generalizzazioni possono essere prese in considerazione in un quadro generale, però nel momento in cui io mi voglio addentrare all'interno di una evoluzione storica per riuscire a capire da quell'evoluzione storica a quello che sta succedendo oggi, devo entrare nel dettaglio e non devo avere preclusioni di carattere ideologico. Certo. Va bene? Esatto. Allora, continuiamo il discorso, ultimo numero di Panorama, vedi qui, dategli un taglio. Dateci un taglio, sì. Beh, questi due qui sicuramente sono massoni. Alfano e Guisiamo, Alfano e Guisiamo l'altro. Letta. Letta. Uno è un massone di stampo democristiano, l'altro un massone, sempre vecchi democristiani, di stampo masso-mafia. Ma sono affari loro, non mi interessa in questo momento. Qui c'è una cosa importantissima che in questo numero che riguarda niente po' di meno che il grande Olivetti. Sentiamo che cosa, mi limito ovviamente a leggere alcune frasi, ma sono più che indicative per capire esattamente come stanno le cose. Chi era Adriano Olivetti e come è stato combattuto, perché voleva veramente la socializzazione delle fabbriche, è stato combattuto sia dalla destra che dalla sinistra, era ovvio. Allora, stai ben attento. Olivetti è anche il primo a intuire la rivoluzione informatica. 30 anni prima di Steve Jobs, come sempre in Italia. Noi anticipiamo sempre i tempi. Nel 1957 la Olivetti crea infatti l'Elea 903. Il primo computer del mondo. Il gruppo è alla guida di una rivoluzione culturale e scientifica senza precedenti. E noi ci chiediamo per quale ragione De Benedetti, prendendola Olivetti, l'ha distrutta? Con il consenso dei governanti italiani? L'ha distrutta anche a costo di distruggere psicologicamente e fisicamente una marea di ingegneri che sono stati isolati a non fare un cazzo anno dopo anno negli stabilimenti completamente bloccati, no? Di vero. Ecco. Ma guarda, questo è importantissimo, sta dicendo, qui c'è proprio la volontà di annientare il genio italiano. Ah, esatto.
Diciamolo queste cose. È proprio quello che risulta da questo fatto, eh? E purtroppo sai qual è il problema? Su... Giorgio, il problema è questo. È scritto Giorgio. Su Panorama, non lo dico io, no, non no, è, ma non infatti, lo dice un clopopista. No, che lo dica Panorama, che comunque una rivista di regime, benissimo, è meno male che lo dicono ogni tanto, la verità la dicono anche loro, no? Una volta ogni tanto. Ma no, ma quello che, vedi, io ho parlato con Elia l'altro ieri. Purtroppo, vedi, c'è questo problema, Giorgio. Noi, io ho scoperto voi di Albamed, sono fiero di partecipare, di sollecitare queste discussioni, perché mi sono reso conto, dei miei viaggi, della mia vita, che molti italiani, tanti italiani, ma non dico solo quelli che ci ascolto, ma anche altri, penso queste cose, le penso, però... Non c'è nessuno che abbia in mente di organizzarsi in una maniera seria, liberamente, al di fuori di certi personaggi che poi ti tendono le solite trappole come ha fatto Grillo ultimamente. Dico Grillo è uno dei tanti esempi. Cioè, queste cose qui, se, diciamo che tu hai detto del caso Olivetti, è un caso emblematico di come questi signori abbiano preparato la distruzione del paese, cioè proprio la distruzione del patrimonio culturale, scientifico col italiano. Col consenso della classe politica. Sì, e infatti il popolo italiano non si rende conto che dal 45, perché parliamoci chiaro, diciamo le cose come stanno, non frega un cazzo di quelli che dicono tu sei fascista, ma che cazzo mi frega del fascismo, io parlo di cose vere, e dal 45 questo paese... viene ma quando ti dicono tu sei fascista, tu dire sì. Tu sei una testa di cazzo. Esatto, ma infatti io così ti rispondo. L'alternativa tra il fascista e la testa di cazzo. Esatto, io infatti, non è che infatti ci sono gli devi altre dire così. Alternative. Giorgio, tu l'hai detto. Lo dici, infatti a certa gente bisogna rispondergli proprio così come dici tu, cioè che sono le teste di rapa, per dio di peggio. Perché non si rendono conto questi che così facendo arriviamo adesso ma siamo in una fase di schiacciamento totale e non esiste la minima reazione a questo punto. E questa è la cosa grave. Ma non c'è mai stata nella storia dell'umanità, non c'è mai stata. E questo è il punto. Proseguiamo. Il popolaccio andava, cosa faceva il popolaccio durante la rivoluzione francese? Andava a seguire le carrette perché gli piaceva vedere che tagliavano le teste. Ma sì, cosa faceva il popolaccio? Così si dice. Doveva arrivare Napoleone, il quale ha preso tutto sto popolaccio e a calci in culo e ha mandati a conquistare l'Europa, che non è male. No, no, beh, Napoleone non è male. Ma di dove Napoleone? Una bella utilizzazione del popolaccio. Ma di dove proveniva Napoleone? Diciamo di dove proveniva Napoleone, di quale famiglia? Dall'Italia, il genio italiano. Ecco, diciamolo, non dimentichiamocelo. Mai. Punto, mai. Ivrea ed Italia potrebbero diventare il centro di radiazione di una nuova modernità. Sì. Senti come continua qui. Bello. Se non fosse che Olivetti è solo, come sempre. Come se anche Marconi era solo. Infatti. Anche Girolamo Savonarola nel momento opportuno si è trovato da solo. Infatti. Anche Galileo da Galilei era da solo. No, Galileo è ancora più solo. E non diciamo di altri. Galileo è ancora più solo. E non diciamo di altri. Sì. Anzi, per i poteri forti di destra e di sinistra è un nemico da abbattere. Perché voleva realizzare la socializzazione dell'impresa. Agiva nell'ambito di una concezione nazionalsocialista. C'è poco da fare. È così. O di socialismo nazionale. Ma guarda, cambia niente. Sotto un'ideologia ancora più importante, dove è scritto qui, che questi qui a un certo punto, che non se ne parla mai, però questi qui sono costretti ad ammetterlo. Senti un po'. Alle banche, passando per il Partito Comunista e i sindacati, l'ingegnere visto come una pietra di scandalo, te credo. I sindacati vengono, nel momento in cui ai lavoratori dipendenti, agli operai, viene data la possibilità di agire all'interno dell'azienda e determinare una volontà reale, il sindacato viene espulso, no? Certo, non c'è più bisogno del sindacato. I sindacati non fanno parte. Oggi i sindacati sono tutti alleati con i padroni e con la finanza internazionale. Ma scusami, Giorgio, tu sai benissimo che una volta che si applica la socializzazione, cioè la socializzazione che significa? Significa far partecipare le masse produttrici, lavoratrici alla conduzione dell'azienda, no? E quindi ripartire gli utili. Sì o no? Allora, il sindacato che cazzo serve? Non serve più niente, perché
E tutti insieme, appunto, che si sempre per rompere i coglioni per farsi pagare dai finanzieri quello che stanno facendo oggi, dire, tutti e quattro i sindacati. Insomma, vuol dire eliminare la destra economica. Allora, stai a sentire, la destra economica lo chiama imprenditore rosso. La sinistra è anche più feroce. Fabrizio Onofri, sul mensile comunista Il Contemporaneo, accusa Olivetti di patronalsocialismo, è vero, arrivando a paragonarlo per colmo d'infamia ad Adolf Hitler, è vero, perché Adolf Hitler aveva socializzato tutta la vita economica politica della Germania, sì. È quello che aveva spaventato la finanza ebraica internazionale. Ma non solo Hitler, anche Mussolini ha spaventato per quello, anche se Mussolini poi vabbè. Ha fatto un po' meno di Hitler, perché la Germania ha fatto tantissimo anche lui, un po' di più. Certo. La Germania contava sì, un po' di più, disgraziatamente per noi italiani. Infatti. Da parte sua, il sistema bancario gli rifiuta ogni forma di finanziamento. Ti giunge nuovo un comportamento come questo. La Olivetti... Aspetta, non sento più. Il neo da estirpare, che infatti verrà estirpato. Scusa Giorgio, puoi ripetere... L'interesse di chi? Della IBM, di loro signori. Sì, sì, Giorgio... Ripeti per favore. Dimmi. L'ultimo concetto, perché c'è stata una breve interruzione. Se puoi ripetere l'ultimo concetto, sì. La destra economica lo chiama l'imprenditore rosso. Esatto, qui già vendetto, sì. Poi... La sinistra è anche più feroce. Fabrizio Onofri, sul mensile comunista Il Contemporaneo, accusa Olivetti di patronalsocialismo. Qui ci siamo, sì. Arrivando a paragonarlo per colmo d'infamia a Adolf Hitler. Che è verissimo, Adolfo Hitler ha nazionalizzato e socializzato l'intera Germania, dando grosso fastidio ai finanzieri ebrei, sì, che controllano la finanza mondialista, esatto, e globalizzata. Esatto. Da parte sua, il sistema bancario gli rifiuta ogni forma di finanziamento. Immaginarsi, devo aspettarselo questo, povero Olivetti, devo aspettarselo. La Olivetti viene aggredita, l'elettronica diventa il neo da estirpare, che infatti verrà estirpato. Purtroppo sì, è stato un attacco al lavoro italiano. Ma perché i comunisti, questa storia è importantissima. Ma perché i comunisti e reazionari dovrebbero sostenere Olivetti... Dietro la visione di Adriano, che entra in Parlamento nel 1958 con il movimento di comunità, non ci sono le ideologie su cui si appoggiano la sinistra e la destra italiane. Non ci sono né il socialismo livellatore di Karl Marx, né la logica del profitto benthamiana, ma c'è l'interruzione. Da Mounier. Scusa Giorgio. Scusa, sì. Hai detto non c'è il profitto, no, perché sono interruzione, ripeto, non c'è il profitto. Allora, qui ci sono delle considerazioni veramente interessanti. Dille. Allora, ma perché comunisti e reazionari dovrebbero sostenere Olivetti? Mi senti? Sì, ti sento bene. E qui esce fuori la logica della divisione attraverso differenti ideologie. Benissimo, va avanti. E di differenti lavaggi del cervello. Sì, leggi. Ma perché comunisti e reazionari dovrebbero sostenere Olivetti? Appunto. Dietro la visione di Adriano, che entra in Parlamento nel 1958 con il movimento di comunità, un movimento da lui creato che aveva anche raccolto attorno a sé fior fiore di intellettuali e aveva una società editrice che ha pubblicato cose egregie, non ci sono le ideologie su cui si appoggiano la sinistra e la destra italiane, non ci c'è interruzione. Nella logica del profitto di Bentham, ma l'idea di società personalista e cristiana pensata da Mounier, e quindi entriamo nella logica della visione cristiana dell'economia, della nuova concezione tutta della società, della certo, socialità, certo, del certo. Cristianesimo elaborata all'inizio del secolo dalla Chiesa Cattolica. Sì. Ma c'è anche la tripartizione dell'organismo sociale del filosofo. Il filosofo era davvero studioso. Scusa, del filosofo?
del filosofo Rudolf Steiner. Ecco, perché, no, perché è saltato perché è l'interruzione. Di cui Olivetti era devoto studioso. Benissimo. E qui entriamo nel merito dell'importanza fondamentale del pensiero antroposofico steineriano, che fortunatamente per noi sta lentamente ma gradualmente conquistando le coscienze delle persone. Conosco io tantissime persone che sempre più assetate di conoscenza si avvicinano al pensiero antroposofico steineriano. Beh, molto che è molto importante. Direi di sì. Direi di sì. E adesso ritorniamo a quello che avevo detto prima, sulla rivista. Se puoi citare Panorama, che numero è? Perché magari chi l'ha letto vuole leggere anche lui. Cita il numero di Panorama che hai letto nell'articolo, allora, famoso. Siamo Panorama, che ha questa copertina. Sì, mese. Il mese che è? Il numero? È il numero. È data. Numero 43. Sì, della data? 16 ottobre 2013. Beh, quindi è recente, quindi è ancora in edicola. Benissimo, quindi in questo caso merita l'acquisto per questa notizia che dice Olivetti. Che detto francamente, io conoscevo poco questa storia, avevo sentito parlare, ma non ho mai approfondita. Io ti ringrazio perché mi hai dato una notizia fondamentale che ha, ma per me è stato una illuminazione. Sì, sì, no, mi fa dicendo che Olivetti fosse non solo un seguace della dottrina cattolica, della dottrina sociale cattolica, mm-hmm, messa sotto silenzio da questi ultimi papi che se ne sono ampiamente strafregati, dovendo traficare con i finanzieri ebrei mondialisti. E infatti, ma che sto dicendo, nel pensiero di Olivetti, il pensiero di Olivetti, pronto? Di Rudolf Steiner. Ho capito, bene. No, stavo dicendo, il fatto di Olivetti che tu adesso hai detto, per me è una grande sorpresa, no? Anche se, ripeto, avevo avuto questa notizia con lettura poco tempo fa, e avevo sempre sentito che era uno che pensava molto sociale, ma tu, leggendomi questo articolo concernente Olivetti e quello che è successo all'azienda, mi hai confermato da quanto tempo, per chi non si fosse accorto, parlo in questo caso, questo paese è in vendita. Cioè qui si vende tutto, si vende ormai. Certamente. Questo voglio dire, la storia di Olivetti è proprio, guarda, di una chiarezza assoluta, perché tu, qui si è distrutto un patrimonio tecnologico, scientifico, ma enorme. Ma è all'avanguardia, l'inventore della cibernetica, di tutto il resto. Ma te rendi conto? Ma dico, vogliamo renderci conto? Ma io, guarda, siccome l'operatore di queste operazioni è stato De Benedetti, io prenderei De Benedetti e lo farei pastare da un elefante proprio nel cuore delle abitazioni e della vecchia fabbrica abbandonata di Ivrea. Sì. Io sarebbe, credo, il minimo che gli si potesse fare. No, io adesso credo che sia anche difficilissimo recuperare questo patrimonio, è anche molto difficile a questo punto. Ma ormai siamo stati superati, sorpassati, no? Sì, certo. È chiaro, ma noi quando eravamo i primi a avere il know-how, avevamo anche l'intelligenza di portarlo avanti, no? Ma scusami, Giorgio. Dava fastidio alla IBM, questi altri. Vogliamo dire una cosa importante a proposito di quelli, di elettronica, di vogliamo dire che siamo stati tra i primissimi a inventare il radar, sì o no? Ma certo, allora. Ma vedi che la razza è sempre quella, certo. Siamo stati i primi a inventare il radar, l'hanno fatto in modo che noi non lo utilizzassimo. Non lo usassimo, certo, e sappiamo il perché non ho voluto che noi lo utilizzassimo, sappiamo il perché. Sappiamo perfettamente i libri tutto. Di Piero Baroni lo dimostrano ampiamente questo fatto, soprattutto il suo libro di Piero Baroni, edito da Greco a Greco pochi anni fa, dal titolo La guerra del radar. Che è da leggere. Esattamente. Che è da leggere. Per capire anche Olivetti, se è ben chiaro. Perché lì c'è tutta la scena di come hanno voluto smantellare l'Italia e renderla il paese inerme che è. Esattamente. Punto. Oh,
quindi questi cialtroni non ci venissero a dire niente perché sono tutti complici del genocidio degli italiani. È cominciato a quell'epoca e finisce adesso con l'invasione barbarica dal sud del mondo. Esatto. È la stessa gente. Ma del tutto scopi sono gli stessi. Hanno messo le navi militari per aiutare questi profughi. Hai capito che sta facendo adesso? Esattamente. E ci costano un milione e mezzo. Giusto quello possono fare. E ci costano un milione e mezzo giusto di euro al mese. Giusto questo possono fare i nostri... La nostra marina militare può fare giusto questo. Siamo lì a dire, cioè siamo qui a dire uccideteci, siamo qua, ma guarda, è una cosa allucinante questo, ti rendi conto o no? È naturale. Io non lo so. È naturale. Io non lo so. Allora, ultima cosa, ritorniamo al discorso iniziale che ti avevo detto, perché è molto importante, poi lo riprenderemo ancora. Sì. Intervista all'autore di Vodka Cola. Sì. Allora, ricordo che Levinson è stato l'autore di un libro molto importante, edito anche in Italia, intitolato Vodka Cola, che fa vedere esattamente quali erano gli accordi sottobanco che c'erano tra l'URSS e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti d'America, sì. Sì. Domanda. Mr. Levinson, lei sostiene che sono stati le grandi compagnie multinazionali e le banche internazionali ad aver posto fine alla guerra fredda, quello che noi diciamo oggi, no? Sì, oggi sì. È uscito fuori tutto sto discorso. Sì. Qua eravamo negli anni 50. Sì. Risposta. Ritengo che questi due gruppi abbiano dato vita ad una nuova realtà. A prescindere da un preteso antagonismo ideologico in voga durante quel periodo, è innegabile che sono stati allacciati rapporti sempre più stretti con l'Est, per cui il mutamento quantitativo, cioè interessi comuni sempre maggiori, ha portato ad un mutamento qualitativo nel rapporto Est-Ovest. In altri termini, politica e ideologia sono state costrette a mettersi al passo con questa nuova realtà. Così è cominciata la fine della guerra fredda. Domanda, lei parla di interesse comune, ma leggendo il suo libro si ha l'impressione che questa nuova linea convenga soprattutto all'Est. Risposta. Oh, guarda, queste cose io le scrissi a suo tempo sulla rivista La coscienza del cittadino, perché questi sono concetti importantissimi, li avevo già percepito. Non è esattamente questo che volevo dire. Si può parlare di regioni dell'Est, in quanto là i regimi autoritari e centralizzati controllano in maniera assoluta l'attività. Ma non si può parlare di Ovest come se fosse tutto un blocco, poiché si tratta. La convergenza è tra le grandi società e i paesi dell'Est, ma non si può dire altrettanto per i governi, i cittadini e i lavoratori dell'Occidente. È probabile che per questi gruppi ci saranno delle conseguenze alquanto negative. Lei sostiene, domanda, lei sostiene che l'incremento del commercio Est-Ovest si fa sulla spalle dei lavoratori dell'Occidente e che i nuovi crumiri sono i lavoratori dell'Unione Sovietica? Risposta, inevitabilmente, guarda come si sono verificate le cose, guarda la massa di sottoccupati, di sottopagati, di lavoratori che sono venuti dall'est e che adesso stanno venendo dal sud. Sì, infatti, ecco, è quello che sta avvenendo con la distruzione del... Tutto è svelato negli anni 50. Questo è illuminato questo saggio qui di Levinson, questa domanda, questo articolo che fa questa intervista al suo libro, che poi sul suo libro, Vodka Cola, che io ce l'ho, l'ho preso negli anni 80 sto libro, è un libro veramente interessante, perché lui ha anticipato gli anni 70, l'ha scritto il libro qua, se non sbaglio bene, sì, inizia nel 70, ha anticipato praticamente quello che è successo. Ultima domanda, leggeremo poi nelle prossime interviste, perché non dobbiamo appesantire troppo. Eh sì, perché cosa è cambiato? Chiede la giornalista. Si è giunti ad un sistema di coproduzione per cui le grandi compagnie hanno abbandonato l'esportazione tradizionale dei prodotti in favore della tecnologia, dei capitali e delle unità di produzione nei paesi dove possono reperire un mercato, come è accaduto in Svizzera.
per ragioni di ristrettezze territoriali e quindi di mercato interno. Esatto. Ma la novità è un'altra. L'Europa dell'Est non rappresenta più un grande mercato, poiché sono pochi i consumatori, ma rappresenta un deposito di manodopera a buon mercato. Esattamente. Esattamente. I prodotti fabbricati all'Est vengono rivenduti all'Ovest dalle grandi compagnie, come le grandi compagnie hanno fatto negli ultimi 10 anni con i prodotti sottopagati alla Cina. Di modo che i loro investimenti sono pagati in franchi, dollari o marchi. Elemento decisivo di questo sistema sono stati i bassi salari e la mancanza del diritto di sciopero. È vero, è vero. Ecco dove il ruolo voluto da lor signori quando si sono inventati il bolscevismo. Esattamente, e qui volevo arrivare. Eccolo qui. Ultima frase, ultima domanda e ultima risposta, poi ne parleremo ancora un'altra volta. Certo. Qual è l'importanza di questo mutamento? Enorme risposta. Le più grandi compagnie imbarcate in questa direzione esercitano un'influenza determinante in Occidente e sono ormai intrecciate con gli stati comunisti, dove tutte le decisioni sono prese dal potere assoluto. Beh. Si dice che ciò che è buono per la General Motors è buono anche per il Cremlino. Ed è verissimo, solo che non è detto che sia altrettanto buono per gli Stati Uniti o per l'Europa. Mi sembra che più chiaro chiarissimo così non si possa dire. Senti, conclusione, in base a tutte le previsioni che ha scritto appunto Levinson nel suo Coca-Cola, l'intervista che poi conferma quello che è successo, a questo punto, visto la Russia come sta comportando, tu pensi che questo cordone che ancora lega gli Stati Uniti, cioè il potere finanziario americano, internazionalista, che possa influenzare la Russia, esiste ancora, oppure siamo proprio una scissione di due paesi che comunque a quanto pare si contrappongono fra di loro? Io sono convinto appunto di questa tua seconda tesi, per la banalissima ragione che mentre prima l'accordo era chiaramente un accordo di carattere economico-finanziario che superava le ragioni geopolitiche e popolari dei due popoli, sì, oggi, venendo a mancare quell'accordo, riemergono gli elementi costitutivi e fondamentali della ragione d'essere di questi popoli e delle loro politiche, soprattutto delle geopolitiche. A maggior ragione se noi riusciremo nel giro di poco tempo a costituire una linea politica di carattere eurasiatico anche in Italia che ci permetta di, collegandoci con la Russia e attraverso la Russia con la Cina, di appesantire il rapporto, di modo che qualsiasi tentativo da parte di loro signori di trovare degli accordi di carattere economico-finanziario per scavalcare gli interessi reali dei popoli possa venir meno. Punto e basta. Bene. Con questo concludiamo per oggi e domani riprendiamo questo discorso perché ci sono altre cose che ho in mente, ma purtroppo il tempo non possiamo andare oltre, siamo già oltre il tempo. Esattamente. E quindi domani dobbiamo riprendere questo discorso perché invitiamo qualcun altro a intervenire perché è molto importante quest'ultimo aspetto. Beh, io ritengo che oggi abbiamo buttato giù nel lago molti ami e se qualche pesce ritiene di dover abboccare, abboccarsi. Speriamo che perché sì. Se qualcuno c'ha qualcosa da dire, lo dicesse. Certo, come no. Senti, ti saluto carissimo, mi raccomando. E a presto. Mi raccomando, non fare uso di certe cose. Ma soprattutto, appunto, mi raccomando anche a te, raccomando anche a te, Sì, certo. No, bisogna stare attenti. Consulta perché... il tuo medico, consulta il tuo medico, non si sa mai. Ho lo stesso problema tutto l'incontrario anch'io, purtroppo, non c'è meno male. Siamo fatti così, Giorgio, c'è chi può, che si può, che... non è colpa nostra. No, assolutamente. È la natura, sì, la natura che ci guida. La natura, vabbè, ciao, stai bene, ciao carissimo. Ti saluto.